Ed eccoci qui ragazzuoli, in questo nuovo episodio dedicato al gameplay di Dark Souls 3 New Game Plus con Rose. Un New Game Plus dedicato ai DLC, anche se non ci siamo ancora arrivati, però piano piano è pur sempre New Game Plus, dobbiamo rifare tutto il gioco da capo. Siamo arrivati, qua sono ancora nel menu dei gesti perché ammetto che sto registrando lo stesso giorno in cui ho registrato l'episodio precedente, che vi invito a recuperare. Siamo qui oggi per tentare di sconfiggere la danzatrice della Valle Boreale, che è bella tosta. C'è questo rischio, c'è il rischio che io non riesca effettivamente a sconfiggerla oggi. Spero di sì. Oddio, le aspettative comunque sono alte. Nei miei confronti, no? Per quanto mi riguarda, io mi sento pronta, dai, ad affrontare la danzatrice, anche perché non è la prima volta che l'affronto e non sarebbe neanche la prima volta che la sconfiggo, altrimenti non saremmo qua a parlare di New Game Plus, cioè. Però ecco, boh, non lo so, mi sembra che quest'arma qui che ho adesso, che è lo spadone sangue di drago, non sia proprio l'arma adatta per sconfiggere la danzatrice. Non lo so, non lo so, non lo so. La danzatrice al fulmine effettivamente è debole. Ed è debole anche al fuoco, e anche alla magia e all'oscurità. E qui abbiamo ben sì. Cioè, danno fisico, magia e fulmine. Cioè, meglio di così, voglio dire, insomma, ci abbiamo tre in uno. Però non lo so, c'è qualcosa che non mi convince, non mi convince. O sono troppo pesante io. O sto sbagliando qualcosa. Però non so cosa. Facciamo tornare Rose umana? Che dite? Facciamo tornare umana? Tanto non si vede neanche, cioè, nel senso. Boh. Non so, non lo so, comunque erano buoni i danni che faceva lei, eh. Io vi direi andiamo perché, certo, io mi sono detta da sola andiamo. Non riuscirò ad andare senza farmi beccare. Eccola. No, ce la farò. Eccola. Quest'amo fa la presa, eh. Fa la presa. Uno, due, via. Via, via, via di lì. Porca vacca. È ovvio. Ah, ma mi ha presa, mi ha presa. Mo fa la presa, mo fa la presa, mo fa la presa. No. Uno, due, tre, via. Sì, meno male che l'ho schivata la presa. Vabbè, questo un po' meno. No, vabbè, oggi non ce la faccio. Ve l'ho detto che io non ce la facevo a sconfiggerla. Non ce l'avrei fatta. Ve l'ho detto, no? E forse non è proprio una genialata starle sotto, però. Io voglio sconfiggerla il prima possibile perché non ce la posso fare. Perché è brutta da vedere ed è pezzente. Via, 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 scappa, 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 scappa. Ti infilzi, ti infilzi. Saltino? Meno male. Via. Via, via. Che l'ho già fatto abbastanza danno, ma. Ok, non è ancora in seconda fase. Bella. Mi trasforma in un falò. Ok, va bene.
Via, 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 via di qui, via di qui, via di qui, perché tende a... Una pezzente, tu lo sai. Via. Sì, vabbè, certo. Sì, ok. Via di qui. Sì, ma io, giustamente. Eh sì, chiaro. Ecco, via, allontaniamoci di qui. Vai. Cosa aspetti? A farmi ste mosse del cavolo. Cretina, che non sei altro. Ma anch'io sono stupida perché... Come si fa? Adesso mi trasforma in spiedino. Io ve l'avevo detto, raga, che non ce l'avrei fatta, eh. Io ve l'avevo detto, io ve l'avevo detto. Chissà quante volte... No, secondo me non è l'arma giusta questa. Secondo me questa non è l'arma giusta, anche se ha del potenziale. Ma io vorrei capire dove cavolo ho perso la Claymore. Perché mi ricordo che la Claymore era molto forte. Lo spadone Cavaliere del Lupo... Da Cavaliere del Lupo... Urca se pesa. Pesa, che pesa, pesa. Pesa, ma posso diventare. Meno pesante. Cioè, capisco. Fashion Soul. Che bastarda che è. È proprio una bastarda la danzatrice, la Valle Boreale. Vediamo, non so se posso infondere questa spada, non credo di poterlo fare. Non lo so. Vediamo. Vendiamo qualcosa a quest'ancella. Fremol. Ok, perfetto. Farto la cenere. Vendi oggetto. Sì, dai. Cos'altro? Ma sì, queste infusioni qua. Perché tanto, boh, non è che servano granché. Cioè, sinceramente. Non me ne faccio niente io di queste infusioni qua. Vediamo se posso portare avanti. Anzi, posso infondere l'arma che ho io. No, non posso. Spadone del Cavaliere della Cattedrale. Un pelo. Però posso vedere se... Cavolo, ho sbagliato, mi serviva invece. Acquisto oggetto, polvere riparante, questo, sì, mi serviva. Posso infondere l'arma. Vediamo se me la fa. No, non me la fa usare la resina dorata. Eh no, è questa, non si può infondere. Vabbè, proviamoci, dai. Proviamoci, dai. Provare non costa niente. Tanto voglio dire, mi trovo comunque nella cacchetta. Perciò non è che. Cavolo, ma la Claymore. Che fine ha fatto? Io mi ricordo che ce l'avevo la Claymore. O forse no. A questo punto no. A questo punto la Claymore, boh. Dove si trova la Claymore? Boh. Proviamo lo sto spadone prima, perché insomma, non è che mi convinca tanto. Boom.
Ah, boom. E niente. Boom. Aspetta. Porca vacca. Ci metto tempo però, che sono pesante. Vabbè. Inzoom. E andiamo. Oh, ma la smetti, ma guarda che sia una cosa tremenda. Lasciami fare, lasciami fare. Sì, va bene. Trafiggetemi la carne. Le carni, trafiggetemi. Fate pure. Però. Via di qui. Falò, falò, falottino. Sì, ok. Lasciami in pace un po'. Sì, ok, Miriana, bevi davanti come se nulla fosse. Vabbè, dai, mi ha uccisa, mi ha uccisa, mi ha uccisa. No, non ancora. Quasi. No, ma di spadone io non sono capace, non lo so utilizzare. Perché non mi so gestire. Ah, volevi? Pezzente che non sei altro. Ah, mi ammazzi, tu. Cioè, vedete che io sono senza speranze. Un po' senza speranza. È proprio lurida. Via di qui, via di qui, via di qui, via di qui. Eh sì, è iniziato. E mi prende pure? Ah no, no, che non mi prende. Oh mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, raga, seconda fase. Non voglio assolutamente. Va bene, ok. Via di qui, via di qui, Miriana, via di qui. Questo ti fa fuori. Via. Via. Ma già, chi ti ha creata? Sì, ok. Arrabbiata come non so cosa. Via, cavolo. Bevi? Ok. Dai che ce la possiamo fare. Sono ottimista. Vai. Ancora. Un altro. Stronza, stronza, stronza. Scusate, raga. Scusate. Finalmente ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Pensavo peggio, posso dire. Pensavo peggio. Pensavo peggio. Mi sono fatta prendere un attimo dall'emozione, no? Stronza, stronza, stronza. È uscito lo sgarbi che c'è in me. Allora, catino. No, sono troppo contenta di essere riuscita a sconfiggere sta pezza di.
Ed ecco qui la strada per Latric. C'è stato aperto. La strada per andare da Lothric. Allora, ovviamente io non sono scema. 214.000 anime non me le mangio così, cioè non le perdo così. Quindi andiamo subito a tirarci su di livello. Mamma mia, raga, la danzatrice. Pensavo peggio, davvero, non sto scherzando. Allora, il nostro amico Ludlet che ha da dirci? No, Ludlet. Allora, non mi ricordo cosa dà la danzatrice. Allora, dà anima della danzatrice, tepore lenitivo, le due spade. Spade incantate della danzatrice. Allora, vediamo se abbiamo le spade incantate. Non credo, non credo, però vediamo. Allora, spade incantate della danzatrice. No, non credo che ce l'abbiamo, perché no, infatti neanche il tepore lenitivo. O forse sì. No, non ce l'abbiamo. No, io direi di prenderci le spadine. Assolutamente, spadine, spadine. Tepore lenitivo, prossimo New Game Plus. Leggiamo. Coppia di spade incantate donate dal Gran Sacerdote Salivan alla danzatrice della Valle Boreale. Esse rappresentano il giuramento della danzatrice e sono permeate di magia oscura nella mano destra e fuoco nella mano sinistra. L'immagine speculare delle armi del sacerdote, esattamente, 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 esattamente. Perché se non mi sbaglio, le due spade noi le abbiamo qua, cioè abbiamo le due spade. No, abbiamo questa spadone del giudizio. Ok, sì, va bene, dai. Invece tepore lenitivo dice: miracolo speciale donato alle dame di compagnia della principessa del sole. Ripristina gradualmente molti PV a chi lo utilizza e alle persone vicine. Miracoli di Guinevere, amata principessa, hanno benedetto moltissimi combattenti. Ah, pensa un po'. Oh, ma vedi, tutto collegato. Ora andiamo assolutamente a tirarci su di livello. Allora, assolutamente la vitalità, la tempra, il vigore. No, basta. Siamo soltanto. Ok, va bene, dai. Ok. Vedete che stiamo andando avanti piano piano. Piano piano ci avviciniamo sempre di più alle novità, ovvero al DLC, che io ho giocato solo una volta e non tutto neanche, quindi posso fare i primi pezzettini finché non finisco, però dopo mi devo per forza fermare. Allora, andiamo avanti. Il prossimo. Ce ne sono un po' di boss ancora da fare. Cioè, Seiros, Gundyr e l'armatura dell'ammazzadraghi e poi cos'altro c'è? Che altro boss c'è? E basta forse. Forse basta. Armatura dell'ammazzadraghi e sì, basta. Cambiamo spada. Oddio.
Andiamo da Oseiros prima. Andiamo da Oseiros. Qui forse c'era un drop, forse. Potrebbe trarre in inganno, ma pensavo ci fosse un drop, invece no. Allora. Chiaramente lo shortcut. Questo è tosto. È tosto. Sì, ma cioè sei tosto, ma fai male, ma io me ne vado. Addio. Cadi? Cade? È caduto? Boh. No, no, mi sa che non è caduto. Siamo al giardino del re consumato. Che è appunto Oseiros. Schedule Destus, che non ci serve granché. Ok. Bene, dai. Pesante, pesante, pesante. Ok, l'importante è prenderli da dietro. Detta così però può sembrare una cosa strana. Non ti azzardare, tu fai malissimo e no. Ok. Può sembrare una cosa strana, effettivamente. Grazie per il frammento grande di titanite. Grazie mille. Noi dobbiamo andare lì. Però possiamo un po' alla volta sconfiggerli. Questi tizietti qua. Oddio, mica tanto. Poi possiamo almeno sbloccare. Anello stemma del lupo. Non so. Ok, andiamo su. Siamo tornati. Ah! Siamo tornati dal nostro amico qua. Cadi? Ma l'avete visto? Che pezzente! Oh cavolo, devo mettere a caricare il tablet, scusate. Mi sono dimenticata di mettere a caricare il tablet. Ma avete visto che pezzente che è? Boh. Io direi, raga, che forse forse ce la facciamo la prossima volta. Perché vorrei non rendere troppo lunghi gli episodi. Quindi. Un boss. Ad episodio. Prossimo episodio tenteremo di arrivare a Oseiros. O comunque, se non arriviamo ad Oseiros, probabilmente arriviamo da qualche altra parte, all'armatura della Mazza Draghi. Quindi cerchiamo di andare, diciamo, in ordine. Quindi io vi saluto, Rose vi saluta e vi ringrazia per essere state e per essere stati con lei anche in un momento come questo, insomma. Non è stata facile la danzatrice. Io, come al solito, vi auguro un buon proseguimento di qualsiasi cosa voi stiate facendo, a qualsiasi ora voi stiate guardando
questo episodio, seguitemi su Instagram e su Twitch e diffondete il verbo di Dark Souls con i vostri amici. Mi raccomando, eh. Prossima volta tenteremo di arrivare da Oseiros ad Oseiros e poi facciamo Gundyr, perché una volta che arriviamo da Oseiros c'è Gundyr, e Gundyr è abbastanza facile, devo dire che anche se Gundyr il campione rispetto a Gundyr il giudice è un po' più difficile, ma è fattibile. E niente, noi stiamo proseguendo e stiamo andando avanti, mi fa piacere questa cosa. Lasciate un like, condividete, commentate, importantissimo, commentate. Ci vediamo alla prossima. Ciao!